Nell'auditorium dell'Istituto Alessandrini a Teramo si è svolta la cerimonia di premiazione del bando di concorso Salute e Sicurezza, la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro. Un'iniziativa promossa dalla Prefettura di Teramo e rivolta agli istituti scolastici della provincia. L'evento ha rappresentato il culmine di un progetto che ha messo al centro l'importanza della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro, affrontata attraverso gli occhi dei più giovani. Gli studenti, protagonisti attivi dell'iniziativa, hanno avuto l'opportunità di esplorare e riflettere sulla tematica della sicurezza, contribuendo con idee fresche e prospettive innovative. È la prima volta, quindi vediamo anche per il futuro come migliorare ulteriormente questa iniziativa. In una realtà, in una provincia, noi non siamo in una grande metropoli, però avere già sette buste, insomma, con sette elaborati, secondo me è già una bella cosa. Quindi sono sette scuole che si sono messe lì, hanno perso, tra virgolette, tempo per cercare di capire l'argomento e vedere come produrre questo elaborato. Noi abbiamo lasciato liberi nel formato, quindi poteva essere un video, poteva essere un file, poteva essere un elaborato scritto, poteva essere delle slides, poteva essere un fumo, può essere tutto. E i ragazzi si sono veramente sbizzarriti. Veramente complimenti a tutti i docenti, a tutti gli studenti e studentesse che hanno lavorato per questa materia, per la giornata di oggi. Il concorso ha visto la partecipazione di diverse scuole, ciascuna delle quali ha presentato progetti e lavori che hanno saputo interpretare il concetto di sicurezza in maniera originale, utilizzando diversi strumenti di comunicazione. Dai video alle presentazioni multimediali, passando per articoli e manifesti, gli studenti hanno dimostrato come la prevenzione possa essere integrata efficacemente nell'educazione quotidiana. Quando gli studenti entrano nel laboratorio sono equiparati ai lavoratori, quindi scatta tutta una serie di misure di prevenzione che è bene che i ragazzi acquisiscano fin da subito. I ragazzi non sono i futuri cittadini del mondo, ma sono già i cittadini del mondo, e quella della sicurezza è una cultura di ampio respiro che deve essere appresa dai banchi di scuola, interiorizzata e portata fuori nella vita di tutti i giorni.